concerti della serie autunno 2021 previsti nel Teatro Carlo Felice, questo insieme di questi concerti hanno un loro inizio il 20 settembre con un concerto straordinario che riunisce la fondazione del Teatro Carlo Felice alla GOG, alla Giovane Orchestra Genovese, con un'operazione che comporta la presentazione di una grande novità, di una creazione per orchestra sinfonica associata a un grande classico, la composizione moderna Tagli di luce di Adriano Guarnieri, e il grande classico è la Sesta Sinfonia di Beethoven, Pastorale. Questo concerto ha un significato piuttosto importante, perché è quello di trovare delle relazioni tra il nuovissimo e il super consolidato. Dove possono essere queste relazioni? Qui è chiaro che si gioca molto sul carattere dell'utilizzo timbrico, oltre che del pensiero musicale, fuori dubbio, dove la logica del contrappunto governa in tutte e due le composizioni in una maniera molto forte e molto, anche per certi versi, riconducibile l'una all'altra, specialmente laddove si pensa che il presentarsi delle linee orizzontali avviene con termini musicali completamente diversi, ovviamente, ma più o meno nello stesso modo. Mentre il fatto di utilizzare la grande valenza del timbro per esprimere un che di sentimento, veramente, un qualche cosa di fortemente emozionale, questo è assai diverso nell'utilizzo, ovviamente dettato dai tempi diversi, ma è molto forte in entrambe le composizioni. A parte questo concerto inaugurale, i concerti che poi cominceranno dopo sono i concerti tutti che hanno alcuni tratti che li accomuna. Per esempio, c'è molto forte l'idea di presentare un camerismo intenso, un camerismo che comporta proprio il senso quasi del ritrovarsi insieme. Non dimentichiamo che viviamo in un momento molto particolare, quindi questo ritrovarsi può essere anche significativo per la speranza e per la gioia di realizzarlo, per cui anche all'interno dei concerti, alcuni sono concerti che vengono riprodotti perché sospesi a causa del disastro che abbiamo avuto e della pandemia Covid. Ci sono questi elementi che giocano tutti insieme. Tradotto in concretezza, ovviamente possiamo dire che ci sono episodi particolarmente importanti. Per esempio, abbiamo la presenza di due grandissimi pianisti, Grigori Sokolov, che per tutti noi è così familiare in quanto praticamente ogni anno è presente nella serie dei concerti della GOG, ma anche Risso Virsalaz, che è una grandissima pianista, anche lei di origine russa ovviamente, e che è stata tanti anni fa alla GOG, ma è da molto tempo che non viene e quest'anno ritorna ed è un grande piacere per noi ospitarla. Insieme a loro due ci sarà un giovane pianista che ha avuto affermazioni internazionali molto importanti a Vienna, che si chiama Simeon Goshev, che presenterà un programma che per certi versi unisce un qualche cosa di giovanile nel modo di concepire anche la partitura a qualche cosa di estremamente molto maturo, come una sonata di Brahms, come nel suo caso, a fronte per esempio delle variazioni eroiche di Beethoven. Insomma, sono tutti momenti che sono di grande interesse e di grande potenzialità di confronto. Perché in fondo, per chi ascolta con consuetudine i progetti musicali che esponiamo, ormai penso sia diventato naturale capire che all'interno di un programma esistono sistemi di relazione, sistemi di confronto proprio di epoche, magari lontane, ma che comunque attraverso configurazioni espressive diverse per i mezzi utilizzati, ma che però toccano sempre quel tasto, il tasto della enorme validità dell'ascolto della musica dal vivo, naturalmente interpretata da ottimi esecutori, e della quasi impossibile replicazione di questa emozione che produce l'ascolto, perché ogni interpretazione vive di quel momento e i grandi artisti possono pensare ogni volta di ripetere più o meno lo stesso tratto interpretativo, ma ogni volta esce un'interpretazione diversa, per fortuna, e questo è molto bello e dà sempre un qualche cosa di interessante per chi ascolta e di percepibile soprattutto. Poi ci sono dei bellissimi quartetti che saranno presenti. E tra l'altro abbiamo anche la gioia di presentare un quartetto che non è mai stato con noi, è il Modigliani, il quartetto Modigliani, un quartetto francese, che ha veramente ormai intrapreso una grandissima attività internazionale e sono assolutamente di carattere importante e prestigioso. Insieme a loro un quartetto italiano, che è il quartetto NUS, che anche ormai ha raggiunto
una sfera molto importante dell'attività internazionale. E poi abbiamo un concerto assai particolare, che è quello di un altro quartetto interessante, che è il quartetto latinoamericano. Questo è un programma veramente ricco, dentro il quale tra l'altro esiste anche la presentazione di un'opera di Villa-Lobos, un grande compositore brasiliano, ma che ha avuto una fortissima educazione europea e anche una grande ispirazione compositiva legata a una profonda conoscenza della musica di Bach. Lui è veramente un grande musicista, ma in tutto il programma è molto bello e il quartetto latinoamericano è un gruppo internazionale altissimo ed è un piacere riaverli perché sono stati presenti molte volte nella nostra stagione. E poi c'è il quartetto che si chiama Gringos Quartet, che arriva dal nome di Ilya Gringos, un grande violinista che tra l'altro fu vincitore del premio Paganini anni fa e che ha formato un quartetto veramente notevole, al quale si aggiunge Christian Poltera, uno straordinario violoncellista che abbiamo già avuto, ed eseguiranno due quintetti di musiche russe, di Glazunov e Taniev. Sono due opere molto belle, molto particolari, e anche questo in qualche modo è interessante come relazione, perché tutto sommato chi ascolta la musica come quintetto d'archi col violoncello ha sempre in mente il Do maggiore di Schubert, ma in realtà ci sono state altre opere con questa grande finalità timbrica dell'aggiunta di un violoncello in più. Questi due quintetti sono pagine straordinarie ed è molto bello, poi suonate da artisti di primissimo valore. Poi abbiamo anche finalmente la possibilità di presentare una violinista, Anna Tifu, che è una violinista italiana che ha una magnifica carriera internazionale oltretutto e che non è mai stata alla GOG purtroppo. Lei si presenta con una magnifica orchestra sinfonica, la Odessa Philharmonic Orchestra, e faranno un programma molto ricco di virtuosismo da parte della violinista, ma che affiancherà un capolavoro della musica sinfonica, la Sinfonia Classica di Prokofiev. E anche questa è un'occasione molto interessante per gustare questa bellissima musica di ispirazione anche proprio dello stile russo della musica. Tutto questo naturalmente comporta una auspicabile presenza del nostro pubblico numeroso e finalmente che si può ritrovare nella sala del Teatro Carlo Felice.